Noi siamo il popolo che ha nel bene e nel male scombussolato il mondo. Cioè l'Europa che cos'è? I confini, l'Europa non ha mai riconosciuto un mezzo confine, li ha travolti tutti, li ha massacrati tutti, nel bene e nel male. Due secoli fa l'Europa era un leone affamato. Non siamo più leoni affamati, ma nemmeno dei gattini stentati. La conosce la questione di Riace? Sì. Cosa ne pensa? Che è un esperimento importante, è un esperimento che poteva funzionare, poteva essere, come dire, esportato, soprattutto nel Mezzogiorno. La sua chiusura dimostra la miopia di questo governo, perché avrebbe potuto non essere assolutamente in contraddizione neppure con le politiche che Salvini auspica. Perché Lugano potrebbe oscurare i leader di sinistra. Potrebbe essere una risorsa da utilizzare all'interno di uno schieramento nuovo, europeista, democratico, che il PD potrebbe contribuire a formare, ma non può più essere il PD la forza che controbatte a questa ondata di destra. L'escalation delle destre come la spiega in tutta Europa? È una cosa mondiale, è un fenomeno di reazione alla paura, all'insicurezza e neanche una... la morte un po' delle elite culturali, diciamo l'irrilevanza delle elite culturali. Ha definito poc'anzi governanti attuali dei cazzari. Beh, dei vitelloni, dei ragazzoni che giocherellano, che non si rendono conto delle conseguenze di quello che fanno. Non mi pare neanche che abbiano un piano, che abbiano un progetto, stanno semplicemente giocando a misurarselo a chi ce l'ha più lungo. Lo conosce il sindaco di Riace come personaggio? Mi piacerebbe tanto stringergli la mano, non lo conosco personalmente. Pensa che sia un personaggio che merita penso anche che, la narrazione? Penso che ci ha dato una lezione di un modello di possibile integrazione che non solo è sostenibile, ma porta arricchimento, porta sviluppo, porta civiltà, porta ricchezza. E quindi è incredibile che sia stato fermato un progetto che aveva queste caratteristiche lungimiranti.